Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di un unboxing alle cuffie Beatslent proprio più da pro gaming headset. Ok, ora andiamo subito ad aprire. Allora, qua impacchettato male soltanto. Bene, però raga, io aspettate raga, che cosa c'è dentro? Raga, non c'è niente. Cosa? Aspettate raga, questo qua non hanno letto delle istruzioni, va bene, ma aspetta, cosa? Aspettate, forse è una visione. Accendiamo la luce. Ah, ecco dove era. Avete finito. Bene, bene. Ora noi due. Ok, raga. Così inizia il nostro unboxing con le cuffie scappate. Allora, io le ho già provate un pochettino e devo dire che sono abbastanza comode. Soprattutto perché hanno un LED, come vedete. Se noi ora andiamo a accendere il computer. Infatti, aspettare. Da qua raga, da poi da questo spinotto se mi prende a fuoco, aspettate, ecco, mi sa che si è preso a fuoco. Noi l'attacchiamo a questi due spinotti, uno è per il microfono, ecco qua, si attaccano così. Ora portiamo le cuffie, ecco qua raga, le cuffie da gaming, tendo pure la lampada, se no qua è un casino. Qua abbiamo il nostro bel computer tutto scuro, all'oscuro. Ora qua ci mettiamo un attimo le cuffie. Ok raga, ecco qua. E ora, comunque, per far accendere il LED e tutta corrente dobbiamo attaccare questo spinotto. Ora qua attacchiamo il grande spinotto, già vedo le lucine. Attacchiamo soltanto il filo verde perché ora ve lo spiego. Devo dire che sono piuttosto buone perché l'ho provato su qualche gioco. E ora vediamo un po'. Ecco qua i LED. Beh, abbastanza belli. Se noi andiamo a spegnere tutte le... Beh, devo dire che come resistenza è molto carina. No, poi con il singolo il serpente. Però purtroppo non lo riesco a dare a fuoco. No, perché è difficile con la luce. Però... ora non posso accendere il computer perché ora il computer è spento. Comunque raga, questa qua è una figata. Poi chi non se n'è accorto, qua abbiamo un microfono. Però ora aspettate, sono ridovuto andare ad accendere la luce. Però qua abbiamo un bel microfono con voi così, che è molto carino. Purtroppo non si può regolare a 360 gradi, ma è meglio così. Poi qua abbiamo un libretto delle istruzioni, e qua per qualche motivo sono riuscito a farlo arrivare in italiano, forse perché è l'ultima pagina, che qua ci dice il LED è molto carino, qua vabbè ci stanno i vari pezzi, troppo raga non riesco a dare a fuoco. Poi abbiamo una specie di schienale per la testa perché gli fa male. Oppure se voi avete comprato così tante cuffie e vi facevano sempre male dopo 1 o 2 orette, beh, ecco poi il caso vostro. Ora andiamo a leggere le istruzioni. Allora, qua abbiamo il nostro bel pacchetto. Se magari me lo dà a fuoco, ecco fatto. Qua piuttosto bellissimo il simbolo, quale cuffie stanno, no? Allora, abbiamo il driver di nanometer di 40 mm. Poi qua, aspettate, l'impedance di... Aspettate raga, questo qua non lo so. Oh. Allora, la sensibilità, ok, la frequenza, beh, devo dire che è piuttosto buona, però magari per certi giochi la... frequenza va un po' così, l'ho provato su certi giochi. Poi il dinamico è di, vabbè, la sensibilità, la direttibilità, il LED
Cioè di quanto è alto, possiamo vederlo pure che è molto alto, quando è il buio è davvero un ottimo. Poi il calibro, l'operazione corrente e l'head set interface. Poi raga, se magari ve lo riesco a farvelo vedere senza rompere niente, qua, aiuto. Ecco ragazzi, si può alzare come ogni specie di cuffia e devo dire pure che sono a un prezzo abbastanza buono per delle cuffie da gaming. Poi piuttosto io non so esattamente, ma mi sa su Amazon o dai cinesi, perché oggi è il mio compleanno. Sì ragazzi, come vi ho detto nello scorso video, comunque continuiamo. Mo abbiamo l'head set interface, poi vabbè abbiamo queste qua, di quant'è la hotline, il numero di telefono per se qualcosa non va bene. Poi il web, che ve lo faccio vedere per un paio di secondi, almeno poi se le volete mi sa che si trovano qui. E beh, devo dire che queste cuffie viste da così sono belle. Poi qua abbiamo i vari colori, io ho preso quelle blu perché è il mio colore preferito, però qua le abbiamo pure rosse e nere, rosse arancioni, rosse verdi e rosse e grigio, che sembra più altro un bianco, guardate. Vabbè, ragazzi, ok, e così almeno l'headset è completo. Non sono stato sponsorizzato dalla Bitchellent, non so bene come si pronuncia. Poi qua vabbè, i colori, la specificazione, poi i chi è, sono state fatte dai cinesi. Qua abbiamo il libretto manuale delle istruzioni sempre. Se volete la lingua italiana basta andare un po' all'ultima pagina e lo trovate. Vedete? No, aspettate. Ma ecco, eccolo qua raga. E qua potete leggere in italiano, non se non sapere come funzionano, ma spero di sì, visto che voi siete grandi iscritti e capire al volo, no? Poi qua abbiamo pure il nostro robottino, ma è meglio l'unboxing. Poi devo dire pure che sono state abbastanza convincenti di quando me l'hanno regalate, cioè. E beh, spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Vorrei che mi daste un auguri lì sotto nei commenti. E spero che questo headset era molto bello, perché per me queste cuffie valgono molto, anche se costano 24,99 € su Amazon. Poi qua abbiamo un GM1, non un GM2, un GM3, perché è meglio il GM1 secondo me, pure se il GM2 forse è un po' più tattico, però secondo me ne vale la pena per il primo. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, scrivete sotto nei commenti se vi piacciono e noi ci vediamo con un prossimo video, ciao! E poi quando lo dicono, quando che le cuffie non sono state sponsorizzate, è vero. Comunque, ciao!